Siamo online, perfetto. Rieccoci qua. Poche chiacchiere, seconda parte di Resident Evil Director's Cut. E cosa volevo dire? Niente. Sì, abbiamo una settimana fa abbiamo cominciato questa serie per dire che sverneremo, passeremo l'inverno in compagnia di questo brand che mi piace molto. E poche chiacchiere perché so che chi accende già dalla seconda parte vuole andare avanti. Quindi siamo già qui, ricarico il save per. Perché tanto è sempre Jill così, ah, appunto non sono ancora in game, ecco ora ci sono, spero che vedete tutto in modo eccellente, proprio da dove eravamo rimasti. E vediamo, è un gameplay abbastanza silente perché c'è poco da fare, nel senso che è un gioco che mi ricorda per certi tratti, adesso volevo fare sto paragone un po' azzardato, un Dark Soul, perché alla fine dopo la presentazione, dopo l'intro, non ci dice nient'altro, ci sono alcuni sporadici eventi con dei personaggi che appunto interagisce all'interno della magione, ma nient'altro. È tutto basato sull'esplorazione e leggere le cose in giro, un po' come accade nel più moderno Dark Souls. Lo dico questo perché nella vita reale sto giocando al 2 per la prima volta e sì, devo dire che niente. Invece dell'1 sono un grande veterano e che l'ho finito 100 volte, ma l'1 2. Quindi abbiamo esaurito tutti gli usi possibili della chiave che avevamo dell'armatura, se non sbaglio. Quindi, che parte della villa ci manca? Adesso qui sto facendo mente locale perché non ci gioco veramente dall'ultima volta con voi. Quindi, noi siamo questi membri della Stars che mi sono ricordato cosa voleva dire, ovvero adesso te lo dico, è che mi scordo sempre cosa voleva dire. Ah, infatti, è Special Tactics and Rescue Service. Qua noi torniamo indietro da qui. Che io lo chiamo anche, è un po' un branch della polizia, perché come, non so se lo dicevo nel primo episodio, ah no, aspetta, però conviene uscire da sopra, ecco, adesso un attimo devo ricalibrare la mappa mentale della casa, che chi se l'avete giocato lo sapete a memoria. E sì, da qui quindi, che è una shortcut, appunto, anche questa è una cosa in comune. E una branca della polizia perché nel 2 l'ufficio Stars sta appunto dentro la Raccoon City Police Department, quindi. Però nell'1 siamo nelle montagne Arklay, nella villa Spencer, dove è successo qualcosa. Infatti siamo andati a investigare perché il bravo Tim non risponde. Il bravo Tim è quello dove c'è anche Rebecca, che abbiamo incontrato prima con Richard, che purtroppo, nonostante chi ha seguito la prima parte, siamo stati fulminei, ha fatto comunque l'evento che moriva. Quello lo voglio ricontrollare, cioè non l'ho più ricontrollato, però ci dovrebbero essere tre soluzioni. Adesso correggetemi se sbaglio. Se arrivi dopo tanto lo trovi già morto, diretto. Se arrivi come siamo arrivati noi, cioè riesci a parlarci, a dargli l'antidoto, ma non. Ma muore comunque. Invece, se arrivi ancora prima, che è impossibile perché avete visto, non ci siamo mai fermati. Se arrivi ancora prima, in teoria ti dovrebbe dare qualcosa in più e lui sopravvive. Però, vabbè, noi ci è andata male, ma chi se ne frega, cioè, anche perché più di così, che vogliamo fare? Quindi che stanze ci sono rimaste da esplorare, visto che abbiamo esaurito tutti gli usi della chiave dell'armatura? Andiamo alla sala da pranzo dove tutto è iniziato, che ci pensa, dove Barry diceva di esplorare, no? Quindi andiamo qui, anche perché, fammi ricontrollare, Mansion, sì, ci manca tutta quella situazione lì. Comunque salve per chi si è connesso. Ah, qua cos'è che diceva? Ok. Un polveroso orologio de nonno. Quindi noi ce l'abbiamo dietro quel. Ai ai ai, meglio che lo vada a prendere perché potrebbe servire. Però adesso vediamo. Tanto esploriamo.
Sa che serviva l'emblema dove sto andando, perché noi siamo arrivati qui dove c'è il primo zombie. Esatto, un altro del bravo team, Kenneth. È diventato solo un'ombra di quello che era. Poi nel remake in verità qua continua, c'è una strada che continua. Certamente, quindi clip come vedete adesso ce ne abbiamo anche tanti. Mi si sente tutto bene, guys? Ha due clip addirittura, troppo generosi. Mi sento quasi in colpa. In teoria la chat è attiva, adesso se ti immagini in verità. Non avevo la gestione streaming. Ok, intanto così ce l'ho anche sull'applicazione che è comoda. Qua non ci dovrebbe essere nient'altro. Tanto mi dovrebbe apparire, provate a scrivere qualcosa, magari per capire che ogni volta è un casino. Allora, esatto, from the inside, perché noi siamo già stati dall'altra parte. Sì, è quel corridoio lì, però dopo adesso ci torniamo, voglio vedere se qui è fattibile fare qualcosa. Ah, ok, con il lockpick possiamo andare qui. Questa è la stanza del pianoforte, se non sbaglio. Salvo un attimo. Ok. Bellissimo, esatto, infatti qui. Ah, ok, qua si arriva subito effettivamente quel medaglione lì. Perché guardate un po', qua c'è lo spartito di Moonlight Sonata, cioè The Music Note, yes. Però se noi facciamo un check. Esatto, suonata al chiaro di luna. Aspetta, che mi arrivano delle notifiche. Infatti devo chiudere le applicazioni di messaggistica. Ok, perfetto, dopo risponderò. Ok, qua. Aspetta, devo tornare sull'emulatore, sennò non funziona. Ok. Ci sono altri. The title is Moonlight Sonata. Ok. Perfetto. E lei con Jill abbiamo una magagna in meno perché lei è già esperta. Quindi noi. A fine gran piano. Quindi noi cosa facciamo? Usiamo. E avendo suonato correttamente si apre il passaggio segreto. E qua mi serviva effettivamente il medaglione farlocco. Vi faccio vedere. Qua siamo dall'altra parte di dove c'era la pianta. Se vi ricordate si intravedeva l'altro medaglione. Infatti io, mio errore, adesso devo tornare indietro al primo baule possibile. Ma adesso ci facciamo subito. Intanto approfitto di fare una cosa. Sposto un attimo lo schermo. Più in qua, voi vi si sbaggerà la porta, ma perché quando sposti lo schermo si sbaglia. Però l'emulatore carica sempre. Una è questa retrospettiva per chi è connesso, e approfitto per ripetere. Adesso vediamo emulatori permettendo. Vorrei arrivare almeno al Code Veronica. Il 4, sai come lo facciamo il 4? Visto che l'ho comprato prima che uscisse il remake, avevo tanta voglia di rigiocarci, che era uno dei miei preferiti. Se no ce l'ho su GameCube. L'ultima copia fisica che ho è sul GameCube, ovvero dove è nato. E niente, forse il più veloce è fare così. Però l'ho comprato per PS4 perché volevo giocarci un'ultima volta prima che uscisse un eventuale remake, e poi è uscito il remake. Quindi ce l'ho ancora lì in celofanato e lo sfruttiamo per fare l'ultimo episodio della retrospettiva. Che se però va bene, io mi prenderei anche il 5 e lo rifarei volentieri su PS4. Vabbè, però adesso vediamo.
Comunque mi si sente bene tu che sei connesso e stai guardando, o mi stai guardando da muto? Da Yugi muto. Bello è sapere a memoria dove andare esattamente, ok. Volevo farla anche più frequente questa, invece questa live, questi episodi, però sono stato male, sono stato impegnato, io comunque col freddo non ce la faccio, ho una specie di malattia comunque, che il freddo mi debite, come fosse la criptonite, più che altro l'umidità, però oggi è caldissimo qua a Senigallia, sono 27 gradi, o 20, no 27 no scusa, 23, incredibile, e siamo il 1° dicembre, una roba fuori di testa. Quindi, BBB, ecco, Emblem, sì, dai, ci teniamo, di solito meglio tenere due slot liberi, però confido che ci basterà. Mi si sente bene? Aspetta, allora scrivo ai guides. Allora. Oi raga, mi si sente bene? Se avete un secondo. Ok. Flying Broccoli. Oh, ciao Tommy. Ah, ok, grazie. No, stavo scrivendo agli altri tizi. No, anche audio deal, come posso dire, del gioco comunque equilibrato, no? Perché ogni volta qua con Streamlab, io mi sa che cambio. Dal prossimo format uso OBS perché mi pare molto più semplice, non so, Poi devo cambiare di format della chat, è troppo strecciato, un macello. Allora, quindi, dove stiamo andando? Ah, sì, a fare Moonlight Sonata. Comunque non ti volevo disturbare, non so se mi stavi ascoltando, non so, mentre hai da fare, ok? Era per capire che c'ho sempre sto panico. Che l'altra volta ho dovuto buttare via un episodio di mezz'ora e non è gradevole, insomma. Ok, andiamo avanti. Comunque c'è un gioco molto silenzioso perché tu vai a risolvere gli enigmi. Infatti stavo dicendo, lo volevo consigliare a un mio amico, però lui non ti aspetta la grande trama che ogni 3 secondi c'è un video spiegazione. Tu, loro sono lì, c'è il video iniziale e poi tutto un magheggio, no? Tutta un'esplorazione e c'è qualche evento ogni tanto. Poi certo, tu dai documenti riesci a intuire cosa sta succedendo, no? Come abbiamo visto. Ok, vedi se abbiamo fatto subito, a parte i caricamenti non proprio lampo. Siamo tornati qui con tutti gli oggetti. Alla faccia dei speedrun. Ok. Quindi adesso noi andiamo a prendere questo emblema. Gold emblem, yes. E si chiude la porta, giusto? Ma certo, ma allora noi che siamo furbi cosa facciamo? Ci mettiamo quello fake. Come Indiana Jones insegna. Questo è un grande classico anche prima per prendere il fucile. Però con questo emblema cosa ci facciamo? In verità non mi ricordo, però andiamo a controllare come. C'è un graffio. Qualcuno deve. Ah, perché nel remake. Spoiler del remake. Nel remake questo diventa una chiave, una roba del genere. Oppure dentro c'è una chiave. Invece nel gioco originale semplicemente dobbiamo inserirlo al posto di quell'altro. Quindi proprio easy peasy. Così liscio. Dopo andiamo a vedere cosa c'è in quella porta lì. Ma intanto completiamo. E si dovrebbe forse riuscire a spostare l'orologio. Oh, quanto è bello sto gioco, mi piace troppo. Ah no, aspetta, prima devo inserire, giustamente.
Comunque quel quadro lì esiste, voglio dire una sta cavolata perché è un aneddoto che mi fa troppo ridere. Questo quadro qui esiste, no? Non mi ricordo che... No, che in verità non è una woman. Adesso non vorrei dire una cavolata perché stavo facendo un LARP dentro un castello con un mio amico che assomiglia a quello della foto. C'è la foto di lui che era vestito da LARP col quadro, si è messo nella stessa posa, ti giuro. Dovrebbe essere, può essere Cesare Borgia, ma non so sicuro, eh. Will you take the mansion key? Ok, abbiamo trovato un'altra chiave, però questa che effigie avrà? Ah, la shield. Orbene, quindi adesso si chiama shield key. Quick saveino. Perfect. Adesso, cosa apri? Ah, qua io perché ricordate che c'era quel problema del pad nell'episodio 1 e ho messo il menu su L2, ma vado ad... anzi, io sono quasi più abituato a fare L2 col menu adesso. Allora, Maps, ma non c'è un tasto rapido per la mappa? Mi ricordo di sì. Allora, piano terra niente, perché... Ma cavoli, potevamo vedere cosa... Vabbè, andiamo qua, tanto è uguale. Andiamo prima qui dietro. Ok, è chiuso dall'altra parte, quindi vuol dire che ci arriveremo da lì. Però non mi ricordo esattamente, lì c'è un ascensore, una cosa strana, va bene. Comunque musiche tutte d'atmosfera, capito? Non è che c'è tipo, non so, boss fight, battle, team, robe Sto pensando dove andare, perché le soluzioni sono multiple, fammi controllare, possiamo andare. O lì. Però piano, andiamo su. Poi ho capito dove possibilmente andare. Dovremmo andare a sinistra adesso, ma adesso prima andiamo a destra della scalinata. Andiamo prima qua. Fai i gradoni, duodo. Let's go. Comunque, sai quel ragazzo che giocava, tipo ci scommetto che c'è il Nemesis, lui giocava la versione giapponese che potevi skippare i caricamenti delle porte, poi lui faceva tutti sti quick save. Non vedo l'ora di farlo anch'io. Però io userò comunque l'emulatore, quindi non potrò fare come faceva lui che skippava tutto. Però il Nemesis ci sarà comunque. Quindi proviamo questa porta qua. Comunque è rilassantissimo perché è un gioco che io, è un gioco comfort, anche in verità non mi ricordo a memorissima, però comunque si fa. Ah, qua ci voleva l'helmet, va bene, non importa. Allora andiamo di là. Sbagliato. Perché dopo questa versione, mi sa che questa versione era compatibile anche col DualShock, perché dopo c'era DualShock Edition, poi è uscito per un sacco di roba, per Saturn, per PC. E
Io infatti, non so se lo dicevo nel primo episodio, avrei voluto comprare la versione PC Official, invece mi tocca emularlo, ma pazienza. Io comunque, signora Finanza, c'ho tutto. Questo gioco ce l'ho originale, quindi ce l'ho via l'hardware, però per comodità usiamo l'emulatore. Però non c'ho la DirectX Cut, c'ho quello base, però. Tra l'altro non riesco più a trovare il 2, che ce l'avevo lì, forse l'avevo messo tra i giochi vecchi, non lo so. Però c'ho tutto, quindi posso emulare tutto. Aspetta, qua c'era la porta, no, solo su Remake qua c'era un davanzale collegato, sì, ok. Il remake tra l'altro mostruoso, uno forse dei miei giochi preferiti in assoluto, per cubo chiaramente, la console più bella che c'è. Qua c'era lui rimasto vivo, quasi che lo faccio fuori, no? Vedi che adesso si vede che c'è il Gold Emblem sotto, ottimo. Perfetto. Qua helmet, infatti mi ricordavo. Ah, qua ci voleva un codice numerico. Che però mi sa che è molto più avanti quella storia lì. Andiamo, let's go. Solito tirchio di colpi. Però ah, perché con questa visuale non riesco a capire se effettivamente c'è la macchia di sangue, però. Ah, si era bloccato un attimo. Quindi qua ci sono diverse situation. Vediamo se un trucco per capire se c'è lo zombie è se tu, se non fa il lock-on automatico vuol dire che è lontano. Ah, e dov'era allora? Qua ci siamo già stati se non sbaglio. Sì, è dopo che non siamo stati qua. Che dove dicevo che forse c'era la Magnum, ma adesso capiamo bene. Buondì, anzi buonasera a chiunque sia connesso. Ecco, ok, adesso si vede palesemente la macchia. Perfetto. Esatto, adesso siamo qui. Ok, qua. Dove c'è lui? Ok, va bene, va bene. Ma perché? C'ho le munizioni del fucile, ma non c'ho il fucile. Si vede che l'avevo trovate, ma. Ok, qua mi ci fa entrare subito, senza usare nessuna chiave. Quindi ci potevo già andare prima. Però non avevo sufficienti munizioni. Qua c'è la tigre, vero? Perfetto. Esatto, qua dice la tigre ha un occhio blu e un occhio rosso. Qua se tu inserisci la gemma blu che abbiamo trovato e la gemma rossa ti dà il revolver, cioè l'arma più forte del gioco. Secondo me, cioè a livello di danno sicuramente, che agli zombie gli stacca la testa direttamente. Qua? Ah, quindi qua già si poteva già accedere. Sì,
senza fare tutte quelle storie. Faccio un quick save mentre carica la porta. Certamente. Nothing special, qua sembra... No, niente. Bello sto pezzo, me lo ricordo. No spoiler. Io da piccolo qua sono morto. Però non mi ricordavo il triplo più spaventoso. Vediamo cos'è questo documento. Keeper's Diary, ok. Maggio 98. Adesso faccio un po' Sabaku moment, bisogna capire la lore qui. Però vabbè, adesso lo leggiamo velocemente, non siamo prolissi. Quindi stavano giocando a poker con Scott la guardia e Steve il ricercatore. È veramente fortunato quel pezzente. Oggi un ricercatore di alto grado mi ha chiesto di tenere, insomma, di badare al nuovo mostro. Quindi già, insomma, è come un gorilla senza pelle. Ma scusa, che mostro è? Scusa, sull'uno non ci so, fammi pensare. Vabbè, bisogna cibarlo con cibo vivo, quindi con creature vive, credo, no? Gli ha tirato un suino e ci ha giocato un po'. L'ha un po' scarnificato, tearing off apart, no? L'ha proprio scannato le gambe e ha tirato fuori le budella prima di mangiarlo. Questo è 2 giorni dopo, insomma. Intorno alle 5 della mattina Scott viene, mi sveglia, dice, aveva indosso la tuta di protezione, che sembra una tuta dello spazio, no? Tipo quella dell'astronauta. E mi ha detto di metterla come lui, cioè, insomma, mi ha detto di metterla anche a me. E ha detto, c'è stato un incidente al laboratorio, quindi già qua si evince il laboratorio, di cosa stiamo parlando, no? Non c'è bisogno di preoccuparsi, questi qua non dormono mai, insomma. Già quello lì, l'altro follower se n'è andato perché non si è interessato alla lore di Resident Evil. Comunque, maggio 12. Stavo mettendo questa pallosa space suit, no? No, odio non riuscire a tradurre, insomma, stavo mettendo questa noiosa tuta d'astronauta, no? Che diceva che glielo ricorda, perché gli dà un po' di prurito. E per vendicarsi non ha dato da mangiare i cani e ora sta meglio. Guarda, quanto è lungo sto... Un bel bello lungo, vabbè, adesso non lo leggiamo tutto, adesso per capire. Comunque è andato, beh, perché è andato dai medici? Perché c'aveva sto prurito. E ha detto di non mettere quella tuta che poteva peggiorare, insomma. Vabbè, insomma, com'è andata a finire? È andato a trovare Nancy. Beh, comunque il succo l'abbiamo già letto, si può dire. Comunque lo lascio un po' in caso qualcuno se lo voglia leggere mentalmente, mentre... insomma, comunque sto prurito continua a peggiorare, sembrerebbe. Ah, comincia a perdere la ragione, qui vedi, neanche riesce a scrivere correttamente. Itchy tasty. Quindi sì, è tramutato in zombie, si vede che è stato morso, adesso non ho letto bene, si vede che durante i test, insomma, si è infettato, va bene. Comunque questa è una mia riflessione personale, chiunque sia prima, magari era un amico mio anche, non lo so, che tipo appena ho cominciato a leggere se n'è andato, questo dici, ok, uno vuole fare zapping. Però, insomma, la gente deve stare un po' più tranquilla, insomma, e capire
che non si può andare sempre di fuga. La gente vuole il contenuto subito, invece no, bisogna stare tranquilli. Anche perché questo è un gioco che va letto, va goduto. Allora, quindi cosa abbiamo preso effettivamente di nuovo? Niente. Però possiamo... Aspetta un momento. Ah no, ok. Sì, tutto torna in teoria. Si può cambiare piano. Vabbè, qua torniamo qua in verità. L'abbiamo sbloccata, però effettivamente la chiave ancora non l'abbiamo usata, sinceramente. E qua torniamo dove vi dicevo prima, perfetto. Però allora, dove va inserita sta benedetta chiave? Perché lì... Adesso voi non vedete dove indico. Noi siamo nel corridoio rosso, chiaramente. Ah, second floor. Ah, sì. Beh, faccio il giro da qua che ci sono. Perché infatti quello dello shield... Aspetta, ma anche lì ci sarà... Forse anche dal serpente? Eh sì, può darsi che è giunta l'ora. Ok, adesso ci sarà un pezzo un po' scomodo forse. Ah. Che debba andare dove è morto Richard, è vero. Forse è arrivato il momento. È arrivato il momento clou. Richard adesso è definitivamente morto. No, comunque era già morto nella cutscene. Beh, proviamo qui. Ecco. Ah, serviva solo per questa porta. E la scartiamo sicuro, allora. Perché qua prendiamo l'ultima, forse. Quick save e andiamo qua. Non, la vedo male, la vedo molto male. Oh, già mezz'ora che giochiamo. Adesso, scusi, vedi che non mi fa passare. No, ma intanto c'è il quick save, però scusami, guarda. Ok, così avete visto una fatality del gioco, però è in questo che non capisco. Lo sono riuscito ad aggirare inizialmente, però dopo ti blocca ed è finita, quindi cosa facciamo? Proviamo ad attirarlo ancora più in giù. Io qua, Madonna, che roba incredibile. Però non è giusto che dici, non puoi neanche fuggire, darmi una chance, no.
va bene, mi sta bene. Tocca giocare tipo letteralmente Snake. No, però adesso mi rincastra. Poison, vabbè, ma dopo quello. Signor Serpente? Signor Serpente? Sai che forse ci sarei riuscito adesso. Ormai, vabbè, skippiamo la scena. Signor Serpente, per favore, Yarn si chiama, YWN. È una BOV della Umbrella Corporation. Bello che da pigra, cioè adesso so i nomi dei mostri. Una volta dicevo c'è il serpentone, c'è l'uomo rana. Ora zitti tutti. Dai, dai, che si è impallato. Sì. Certamente. Via, ti prego. Dio santissimo. Dai, ci sono. No, non ci sono. No, è incredibile sta cosa. Boh. Allora, un attimo, io qui anche quando ero dal mio amico che lo finivo così, sulla PlayStation 5 c'hai, o anche sulla PlayStation 4, dice, dipende dove hai l'abbonamento, c'è la funzione di rewind. Quindi lì facevo rewind. Ecco due, già arrivato, ogni 3 secondi. Però lui è lungo un tot. Sì, si può sconfiggere, domanda. Sì, però in teoria qua è meglio farla così. Troppo tempo, arca fischia. Dai, 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 poison, ma non ci interessa. Ci siamo, zitti tutti. Come funziona lo status poison? Morirò lentamente, but in verità sono rosso, quindi sono in danger poison, quindi vuol dire che adesso sono in pausa, in teoria non dovrei morire. Io adesso uso questo, vado a poison ma con la linea verde, quindi sono ancora vivo, però devo andare a prendere il serum. Attention, please. Giusto, sempre il buon Barry ci salva la situ anche stavolta. Mi ero ricordato di sta cosa, è vero, è vero. Ero con cioè. Cioè Jill è coccolata da Barry, cioè la salva sempre. Esatto. Quasi che concluderei l'episodio qua con questa musica idilliaca, però giochiamo ancora un po'. Quindi siamo curati dal po', quindi non so se effettivamente l'ho sprecato quell'erba lì, vabbè, ma chi se ne frega fondamentalmente. E sono appunto nella zona dei sieri. Vitamins and serum.
Quindi abbiamo anche la Moon Crest. Ah sì, è una luna, è una Moon Crest. Quindi quali ci mancano effettivamente? Qua c'è. Ah, vedi, abbiamo la Sun Crest. Ma ce l'abbiamo già tutte? Beh, allora andiamo subito. No, no, scusa. Il lighter lo voglio. Metto via le shells, che tanto adesso. No, io invece quasi che. No, invece no. Andiamo avanti ancora un po', che. Si è connesso qualcuno adesso, quindi mi sono un po' incentivato. Se no, comunque un bel episodio da 41 minuti con boss, così non era male, insomma, tenerlo. Però adesso andiamo a vedere se effettivamente. A parte che non ho niente equipato. E dove devo arrivare? Andiamo a vedere se abbiamo tutti i crest per poter uscire da almeno questa prima parte del gioco. Un attimo, fa mente locale da qui dove si passa prima. Forse da. No, lì ci vuole il codice. No, devo per forza fare così. Ah no, da. Aspetta, fammi fare un attimo mente locale dove si passa. Che un attimino. Devo andare lì, quindi. Quindi facciamo così. Sono comunque nell'ala sbagliata. Vabbè, passiamo da qua. Comunque, vero, di Barry non mi stavo ricordando. Vedi, meglio una big surprise di Barry Barton che ci salva. Cioè, almeno pareva lui, non mi ricordo. Comunque, perché comunque con Jill è più facile il gioco, perché c'è tutti questi vantaggi. Lei è un po' più debole di stamina, quindi di vitalità, però c'ha 4 slot. Scusa. 8 slot anziché 6 di equipaggiamento, giusto? Sì, vedi. E poi cos'è che ha? Sì, che dopo c'ha tutti. Ognuno c'ha delle diverse interazioni. Per esempio, Chris invece interagisce molto con Rebecca e la supporta. Anche in alcuni pezzi, mi sa che addirittura utilizzi Rebecca. Invece con Jill comandi solo lei, se non sbaglio. Ma aspetta un momento, ma io l'ho buttata giù la statua, ma non ho mai raccolto la gemma blu. C'ho spazio, sì, a voglia. Vabbè, ma la prendiamo dopo, quando abbiamo la rossa, ci passiamo a raccogliere. Adesso, senza che occupiamo degli slot. No, poi ancora è presto, dai, fino a cena io giocherei un attimino. Il residente malvagio, proprio esso. La residenza maligna. La maligna. Comunque ciao Ale, buonasera. Approfitto per seguite Sotterranei e Dragoni, il podcast su Dungeons and Dragons. Tra l'altro io sono un po' indietro, poi lo ascolto sempre quando disegno. Sono ancora alla season vecchia. Sì, fatelo.
Io volevo mandarvi un background, dopo adesso ci penso. Ah, perché uno già l'avevamo inserito, quindi quanti ne mancano? No, mi sono perso, perché sono ancora molto indietro. Però so che ci sono delle storie, insomma, ho visto cose. Cioè delle storie di personaggi che hanno superato, insomma, una selection, insomma, comunque sì. Quindi manca, aspetta, When the Sun Sets the West, The Moon Rises. Quindi quale manca? Vabbè, comunque non c'è problema, dato che dobbiamo ancora esplorare diversi punti. O ce l'avevamo dentro il baule, ti immagini che figuraccia ce l'avevamo già dentro? Perché The Sun set in the West e ce l'abbiamo. The Moon, the star will begin to appear in the sky. Ah, ma anche quella del vento in teoria. Eh sì. Adesso lì per lì non mi ricordo, sinceramente. Andiamo a vedere gli oggetti, tanto qui. Ah, ok, questo è l'helmet, niente, volevo dire qui. No, era per far mente locale perché no, non ce l'ho, quindi lo dobbiamo trovare. Che cosa abbiamo disponibile? Sai cosa faccio io per sicurezza? Salvo, sai perché? Perché ho paura che un giorno mi si impallerà il quick save. E quindi io per sicurezza salvo. Quindi anche per far vedere anche che non bariamo troppo. No, quindi pensa se stavamo giocando tipo su un real hardware e morivo nel serpentone, dovevo tornare ogni volta lì. Quindi a quale tentativo l'ho fatto? Tipo alla terza, ma comunque sarebbe stato un po' pallosetto. Quindi quick save, diciamo che in questo tipo di situazioni è molto comodo. Ok, andiamo. Andiamo a capire che posti mancano della prima casa. Noi, a meno che nei file non ci sia... No? Ma file 2 cos'è? No, volevo vedere se c'è qualche codice strano. No, perché di solito io da piccolo facevo così, sfogliavo se c'era qualche codice e lo dovevo inserire. Però no, quello lì è più tardi. Quindi io devo andare lì, ok, piano. Questo piano è tutto a posto. È tutto a posto. A meno che io non abbia raccolto qualcosa di essenziale. Tipo nella stanza del pianoforte, ma non credo. Oh, allora, eh. Eh no, lì ci vuole il codice, infatti c'è tutta la location nuova. Lì ci vuole... è chiusa dalla inside, no, sto guardando le porte a destra. Qui cosa c'è?
Non mi ricordo assolutamente. E ci manca solo un medaglione. Dove può essere questo medaglione? Lì c'è. Ah, ho capito. Lì manca. Andiamo qui un attimo. Poi mi sa che serviva la helmet. È qui. Yes, voglio dire se c'era il tasto rapido, mi sa select per fare la mappa diretto, no? No, vabbè, niente. Però sicuramente ci vuole l'helmet. Questi? Da dove vengono fuori? Madonna, che cambio visuale così. Però bella sta inquadratura. Che poi nel Director's Cut ci sono più inquadrature, ho letto, quindi non so dove, non so quando. Quindi qui abbiamo però ancora abbiamo. Oh, esatto, mi ricordavo. Però intanto abbiamo ucciso questi. A Carving of a Helmet. Però abbiamo ancora come oggetto chiave l'accendino. Che però l'abbiamo già usato in varie occasioni. Quindi. Vabbè, adesso troviamo la solution, non è che ci voglia tanto, tanto se non è lì e là. Qui cos'è che c'era? Non mi ricordo. Ah no, qui c'era tipo la storia di. Sì. Perché se non sbaglio l'helmet, la chiave con l'elmetto, con l'elmo medievale appunto, perché comunque armatura, si trova più avanti nel gioco, perché vi anticipo che qua ci dobbiamo ritornare in questa prima fase del gioco. Però siamo andati spediti, adesso un attimo. Siamo andati un po' così. Non c'ho proprio un'idea. L'altra volta l'ho fatto veramente con nonchalance che non mi ricordo. Ok. Forse c'è un enigma che non abbiamo fatto, non lo so. No, ho sbagliato. Ah, volevo andare giù. Forse invece no, sai che forse lì dove dobbiamo. No, ho capito, adesso mi ricordo tutto. Dove vi ho detto che c'è la Magnum. In verità la Magnum la prendi se inserisci il gioiello blu e il gioiello rosso. Però se inserisci solo quello blu ti dà l'ultimo crest. Sta a vedere che era così, eh. Sono sicuro, guarda, c'ho sto flash. Quindi ce l'abbiamo anche di strada, lo raccogliamo, abbiamo sbloccato la shortcut e andiamo, perfetto. Let's go, let's go, let's go. Comunque mi stavo guardando lì nella telecamera, sembro malato, però vabbè.
mi sono una felpa carina, che sennò c'avevo il mio assetto tipo da, sai, no, quando i galeotti, no, con quella roba con la zip. Ho detto no, quella ce l'ho solo quando non mi vede nessuno. Invece questa è una delle mie felpe favorite. Sotto c'ho il pigiama, però insomma, almeno ho preservato l'immagine il più possibile. Allora, andiamo. Anche perché, anzi, se uno non. Perché io faccio un po' di metaplay perché me lo ricordo. Se invece io non sapessi, no? Non sapessi, è ovvio che il Blue Jewel lo andavo subito ad inserire per curiosità. E infatti, adesso troviamo l'ultima crest. Qua diceva qualcosa. No. Dimmi che è così. Vabbè, speedrun. So già dove devo andare. Con i controlli tank, madò, io ti giuro, questo gioco, anche il 3 soprattutto, da piccolo a memoria proprio, lo facevo in mattinata da mia nonna con la mia PlayStation. Che tra l'altro è qui sotto. Io la mia, sì, ce l'ho qua sotto il tavolo, non so perché c'è un GameCube. Eccola qui. Dicevamo, some tigers have red eye and blue eye. Allora, let's go. E si gira da una parte, mi dà il crest, eccolo lì. Pensa, pensa. E se adesso dopo si richiude. Will you take the wind crest? Certamente. Oh, guarda, in questo secondo episodio arriviamo alla seconda fase, poi salviamo appena arriviamo di là. E dopo, quando avremo il Red Jewel, potremmo sbloccare. Ti pare che già all'inizio puoi avere la Magnum? Assolutamente no. Comunque, volevo spiegare una cosa intanto che cammino, perché tanto è tutta una camminata sto gioco. Come funzionano? È un survival horror, quindi c'hai poche munizioni, però. Per esempio, un boss noi l'abbiamo fatto, gli abbiamo sparato? No. Tecnicamente tu puoi finire il gioco senza mai sparare un colpo. Forse sì, eh. Adesso non vorrei metterci la mano sul fuoco, però è fatta apposta che comunque, se uno riesce a schivare tutto, no? Aspetta, devo passare qui, sì. Perché il serpente lo eviti, perché so, perché cosa vuol dire? Perché questo? Ah, volete vedere un trucchetto? Dai, guarda. Mi è venuto in mente sto trick, aspetta qua. Se te provi a uscire dalla casa, succede questo. C'è questo FMV, full motion video gratuito. Però se ci riclicco, entrano i cani, ma. Esatto, c'è un billaccino che entra. Quindi non tento la fortuna. Quindi diciamo non puoi uscire dalla casa e dici dai, ho finito il gioco. No, perché comunque noi siamo poliziotti, dobbiamo esplorarla. C'è un perito che vuole entrare, un perito zombificato. Quindi adesso abbiamo tutti i crest e possiamo andare via da questo prima location. Comunque bella trovata che nel caricamento fanno vedere, no, questa cosa. Comunque oggi leggevo, no, sai, le solite news un po' stupidine di Resident Evil, dicevano che altri remake stanno arrivando. Siamo arrivati fino al remake del 4, no? Benissimo.
E lì ho pensato, ma l'altro remake che sicuramente arriverà è quello del Code Veronica, che è stato un capitolo veramente amato. Io l'ho giocato solo una volta, lo giocheremo in questo format, perché ce l'ho sull'emulatore, come dicevo, del GameCube, perché lo voglio giocare in versione cubo, cavolo, bellissimo. Che non so, me lo emula, che sembra fatto adesso, non so. Ecco, abbiamo tutto. Poi usa il plurale, ho detto, ma dopo il Code Veronica cosa c'hai da emulare? Cioè da fare il remake? Non mi... o fanno... cioè, tanto il 5 e il 6 sono abbastanza moderni, già anche il 4 era troppo moderno, nel senso il 4 già liscio è bellissimo, perché rifarlo? Bene, nuova location, non abbiamo mappa di ciò, infatti vedi non ce l'ho, vabbè. Bisogna spostare sta roba, aspetta. No, forse bisogna fare prima così. Ah, vedi, c'è la manovella, te la fa vedere. C'è la prediction, vedi? C'è una manovella. Sì, lo so, sta spingendo il nulla, sembra, però va bene. Come si chiama in inglese? Ah, The Crank, è vero, bellissimo. Grande Jill. Ma lo dicevo nel primo episodio che i film non mi sono piaciuti chiaramente, però nel secondo film, no? Perché praticamente il regista è il marito di Mia Jovovich, quindi diciamo che lui vuole fare fanservice della moglie, praticamente. Però Jill nel 2 è interpretata da Julia Vogt, che secondo me ci sta da Dio. Mi sa che gli ha prestato la voce, la, scusa, il volto per il remake. Aia. Ok. Mi sta chiamando qualcuno? Brad. Dai, rispondi. Quindi Brad è vivo, è quello dell'elicottero, praticamente. Perché quando senti quel cicalino, tu vai su radio, che è l'unica volta in cui lo puoi cliccare senza che ti fa vedere, no? Va bene. Quindi siamo ancora in formissima. Belli sti suoni, questo ho giocato nel 98 di notte a 10 anni al top della paura. Quindi qua ci sono le piante blu che servono per curare il poison. Andiamo prima di qua un attimo, questa è una fase che non mi ricordo bene. Ok, questo posto si chiama Il Giardino, che l'avrebbe mai detto. Courtyard, vedi? Siamo nella seconda fase del gioco. You can't use it here. Perché? A winch for the elevator. The elevator is down. Aspetta, eh. No, forse non era qui. Però sembra quello della manovella, ti giuro. No, infatti non era qua. Vabbè, ci riprovo per scaramanzia e niente. Boh, dai, ciao.
Eccola. La Square Hall. Infatti, se noi facevamo check, no? Ti diceva che aveva uno square di quadrato. Come nothing important. Ecco. The end is square shaped. Infatti, square crank si chiama. Cioè, sta cosa, vabbè, che a parte che. Cioè, a me è sempre piaciuta, però è inutile perché è ovvio che ci devo mettere questa, nel senso. Well, well, well. Pozzo, pozzo, pozzo. Ora possiamo scendere. Oppla. Ah, le bissie. Oh, che... Via, 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 via. Queste, vabbè, non fanno niente di che, però danno poison. The poison to give. Poison. No, ok, faceva. Bene. Sono stato io un po' svantaggiato. Ma famo così. Riavviamo che mi sono messo in una posizione stupidissima. Ok, loro sono qui. Ma neanche. Neanche mi vedono addirittura. Non lo so. Ma mi attaccano o no? Volevo attirare perché qua in verità c'è la ah no, non c'è la shortcut. Sì, prima ho fatto un po' il buffone, però sì, bisogna tenerli in una linea di tiro. Qua ci vuole la batteria, per poi vedi, dice che l'elevator non funziona, però è la shortcut per tornare alla, dove abbiamo visto prima, dove io ho tentato di inserire per ben 3 volte la manovella. Qua in teoria si può usare la radio, se non sbaglio, c'è un evento radio. Oh. Non sparo subito dopo perché ho paura di beccarlo nel frame di invulnerabilità, perché non è che te puoi sparare sempre, devi aspettare che tornano in una posa stazionaria e poi attaccare. Va bene. Oddio, a me mi ha cambiato. Cos'è? C'è il Dolby Surround. Adesso viene da un'altra parte, sembra. Mi ha dato una sensazione strana che adesso l'acqua la sento da un'altra cassa, boh. Ma io mi ricordo che qui lei usava la radio, gli arrivava qui il messaggio di Brad, forse perché questo è il Director's Cut, è diverso. No, ma fammi andare a vedere, cioè vabbè, perché questo è metaplay, tanto se non c'è il cicalino
Io non posso cliccare. Poi mi pare strano, non si è triggerato l'evento. Tipo... No, boh. Vabbè. Forse nel gioco base si attivava qui e nel Director's Cut no, vabbè, chi se ne frega. Cioè, noi giochiamo come va, va. Gargoyle c'è. Qua do questo nel remake, sto pezzo fa paurissimo. I Garagoi, come diceva mia nonna. Allora, qua cos'è che c'era? Molte piante blu, le abbiamo viste anche quando stavo sconfiggendo quei Cerberus. Perché c'è molto poison. Qua dobbiamo trovare la mappa assolutamente. Io soffro di aracnofobia, Infatti non mi piaceva molto questo pezzo. Ah, le granelle, va? Yes, explosive rounds. La R sta per rounds. E poi c'è un spray medico che era in cima. First aid spray. Una macchina da scrivere. Di solito se te clicchi sulla macchina da scrivere c'è sempre gratuito un incribbon. Invece stavolta no, forse perché l'ho cliccata da destra. Ah, bella sta inquadratura. Dopo salviamo così. Anzi, fammela per l'anteprima. Ci sto tipo tot secondi. Posto, andiamo. Poi tanto le faccio scegliere YouTube, me ne frega niente. Quindi mettiamo via. Ah, non si possono accumulare, le mettiamo giù. Qua siamo messi molto bene. Dai, 1 ora e 12, no dai, sai che ti dico, sono le 19:30, io chiudo qui. Chiudiamo qua per oggi che mi è piaciuto molto. Chiudiamo qua con Jill alla macchina da scrivere. E niente, questa è la seconda parte, siamo riusciti ad andare oltre la magione, passando per il giardino. E siamo arrivati alla casa del custode, si chiama questa in verità, ma adesso non abbiamo neanche trovato la mappa. E quindi niente, dai, ci vediamo la prossima volta. Io tanto domani vado via, ma comunque se riesco nei giorni che vi dicevo, e se non sto male, se no il venerdì così mi sta troppo comodo, che sono... Poi oggi è caldissimo, infatti sto da Dio. E niente, dai, ci vediamo la prossima. E buon, grazie per chi c'è stato e chi ci sarà. E ci vediamo alla prossima con Resident Evil e scopriamo il mistero della casa segretissima. Boh, ciao ciao, ciao Tommy, ci vediamo forse stasera. Boh, ciao ciao.